Questo programma è offerto da Gli ultimi scampoli d'estate non risparmiano la vegetazione di macchia mediterranea delle Madonie, investita dalle fiamme nel primo pomeriggio di ieri. Il vasto incendio, che si ritiene di origine dolosa, è divampato nelle campagne tra le città madonite di Castelbuono e Pollina e si è esteso in diversi focolai che si sono spinti fino a ridosso della strada statale 113 Palermo-Messina. Tutto è accaduto in breve tempo a causa della forte presenza di erba secca che ha favorito l'espandersi delle fiamme che hanno colpito poi un'area boschiva dove si trovano anche residenze estive e aziende agricole. Incendi che fortunatamente non hanno mietuto alcuna vittima. Nelle operazioni di spegnimento, in appoggio a due squadre di vigili del fuoco giunte da Palermo e da Termini Imerese e gli altri uomini della forestale, sono stati impegnati anche due Canadair. Adesso le indagini approfondite delle forze dell'ordine faranno luce sulla vicenda, cercando di dare un nome e un volto al colpevole, qualora le prime ipotesi fossero confermate dai successivi rilievi. Arrivano puntuali gli auguri dell'amministrazione comunale per tutti gli studenti bagheresi che oggi si accingono a varcare le soglie degli istituti scolastici cittadini. È grande la missione della scuola e questa amministrazione ne è consapevole, ha detto il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque. Il primo giorno di scuola poi è sempre un'emozione per chi incontra vecchi compagni e per chi ne scopre di nuovi, per gli insegnanti che si trovano davanti alle nuove sfide, per tutti gli studenti e anche per tutto il personale non docente. Auguri a tutti voi per un proficuo anno scolastico. La scuola è un luogo di incontro, di formazione, di crescita culturale ed esperienza che segna il percorso della vita di ciascuno di noi. In questo percorso l'amministrazione, pur tra mille difficoltà, vuole esservi vicino, ascoltarvi, collaborare e risolvere insieme problemi, ha continuato il sindaco. Come sapete, stiamo lavorando sulle emergenze. Risolveremo entro l'inizio del nuovo anno la questione della scuola Puglisi. Gli assessori alla pubblica istruzione e alle politiche sociali si stanno adoperando per aiutare gli studenti più bisognosi per il materiale di testi scolastici. Si sta cercando di organizzare un pulmino per gli studenti del Puglisi che abitano in Contrada Monaco. Abbiamo fatto pulire in tempi utili i cortili delle scuole e ancora tante saranno le iniziative, anche grazie alla vostra collaborazione, per venire incontro alle esigenze del mondo scolastico. Il missionario laico Biagio Conte, dopo aver lasciato la missione Speranza e Carità di Palermo, denunciando il totale disinteresse delle istituzioni verso i più poveri, ieri è stato nuovamente avvistato in città, sulla corsia laterale della circonvallazione di Palermo, mentre trascinava una croce. Il missionario laico, dopo aver lanciato il suo ultimo appello per cercare sostegno e fondi, ha deciso di chiudersi nel silenzio tipico della vita solitaria, rifugiandosi come eremita presso il Monte Grifone, in zona Santa Maria di Gesù, dove l'uomo è stato accolto con sommo gaudio da tutta la popolazione del quartiere di Chiavelli e Santa Maria di Gesù, con la speranza però che i suoi poveri possano trovare comunque pace e serenità. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce.
Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Vedere le autorità tra i banchi di scuola è sicuramente una novità. Il sindaco e la giunta comunale di Villa Abate ieri hanno incontrato gli studenti della scuola elementare Rodari in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. Quattro chiacchiere e un giretto tra le classi per rincuorare il ritorno nelle aule dei bambini della scuola elementare, ma anche per iniziare il progetto dell'opera di mantenimento della cura del decoro degli spazi scolastici, firmato in un protocollo d'intesa dal sindaco Cerrieta e dal dirigente scolastico Frittitta. Oggi è il turno della rinnovata scuola Don Milani. Dopo lo scetticismo e le paure di non riuscire a risistemare la struttura, ecco una scuola nuova, quest'anno davvero pronta all'uso. Tagliato dal sindaco con l'aiuto di un bambino, il fiocco rosso, in un clima di festa dove i bambini e gli insegnanti insieme all'amministrazione comunale hanno dato il via ad un nuovo anno scolastico dove la parola chiave è collaborazione. I carabinieri di Partinico hanno tratto in arresto un 44enne accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione nell'appartamento dell'uomo, i carabinieri hanno scoperto all'interno della soffitta una vera e propria serra artigianale adibita alla coltivazione di cannabis. Nell'abitazione, inoltre, sono stati trovati tre sacchi di plastica contenenti circa 400 grammi di marijuana gessiccata e pronta alla vendita. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Sono 24 le buche che sono state sistemate ieri riempite di betume nel corso dell'intervento eseguito dalla squadra della logistica comunale coordinata dal responsabile Nicola Di Salvo. Gli interventi sono stati eseguiti in via Rossi, via Ventimiglia, via Generale Diaz, via Girgenti e via Papa Giovanni XXIII. Abbiamo iniziato a porre rimedio a tutte le segnalazioni e reclami che giungono mediante il servizio web Comunichiamo, a disposizione dei cittadini proprio per segnalare disservizi, malfunzionamenti e reclami, dice il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque. Ringraziamo i cittadini delle segnalazioni, ci aiutano così ad intervenire prima sulle urgenze. È evidente che le buche, che purtroppo sono presenti in diverse zone del territorio bagherese, verranno pian piano sistemate, anche quelle non segnalate. Anche la necessaria attività di sistemazione della viabilità cittadina diventò un problema in un ente in dissesto, ma stiamo cercando di porre rimedio. Come è noto, il manto stradale è costellato in diverse parti della città da profonde buche, con rischi per chi guida. Si è proceduto quindi partendo dalle urgenze in maniera tale da eliminare ogni situazione di rischio per la pubblica e privata incolumità, nonché di limitare le ipotesi di danno alle cose. Altri interventi sono in programma nei prossimi giorni. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici, ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio.
Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Nel Monday Night, il Palermo di Iachini cade contro l'Hellas a Verona. Nonostante il vantaggio iniziale ad inizio partita con il gol di Vasquez, i rosanero pagano per le solite sviste che portano la squadra a perdere la giusta concentrazione durante il secondo tempo, perdendo così la possibilità di salire alla classifica. Adesso, alta concentrazione in previsione del prossimo match in casa contro l'Inter di Mazzarri, nella speranza di ottenere i primi 3 punti di questa nuova avventura in Serie A. È stato presentato dal Comune di Villabate il bando del premio letterario internazionale Edoardo Salmeri. A distanza di diversi anni dall'ultima edizione, riprende così questo evento culturale promosso quest'anno a livello internazionale, fortemente voluto dal sindaco Cerrito, che lo ha inserito tra gli obiettivi del suo programma elettorale. Il premio ha lo scopo di ottenere e tenere viva la memoria del poeta villabatese Edoardo Salmeri e divulgare in Italia e all'estero la sua opera. Il premio letterario si articola in 4 sezioni, poesia riservata alla poesia italiana inedita, poesia riservata alla poesia siciliana inedita, narrativa riservata alla narrativa inedita e saggi critici sull'opera di Edoardo Salmeri. La partecipazione comporta la presentazione di un testo riguardante l'analisi critica di un'opera dello scrittore, non superiore a 12 cartelle di 25 righe ciascuna. I concorrenti che intendono partecipare a più sezioni dovranno curare l'invio delle rispettive opere separatamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Al primo classificato di ogni sezione verrà assegnato un premio in denaro di 1000 euro. Al secondo e al terzo classificato di ogni sezione verrà assegnata una targa o un oggetto d'arte. Questo programma è stato offerto da Saluto a tutti gli amici ed amiche di ilmeteo.it. Previsioni per martedì 16 settembre. Un impulso fresco da nord-est porta tempo instabile al nord e sugli Appennini con qualche pioggia e temporale. Sarà più soleggiato invece al sud. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord nubi via via più diffuse su gran parte delle regioni con precipitazioni che nel corso della giornata conquistano un po' tutte le regioni, risultando anche temporalesche in alcune zone della pianura padana. Sarà invece più soleggiato sulla Liguria. Al centro nubi in aumento su gran parte delle regioni con precipitazioni soprattutto sugli Appennini, sull'Alta Toscana e sulle zone interne orientali, localmente anche sul nord-est della Sardegna, più soleggiato invece sui settori tirrenici. Spostiamoci al sud dove le nubi interesseranno maggiormente i rilievi con occasionali brevi rovesci pomeridiani, splenderà il sole sul resto delle regioni. I venti soffiano da nord in Adriatico Ionio, da est sul basso Tirreno e Mar Ligure e da sud sul Tirreno centrale. Temperature minime pressoché stazionarie con valori compresi tra 14 e 22 gradi su tutto lo stivale. Durante il giorno ci attendiamo 21-26 gradi al nord, 22-28 gradi al centro e fino ai 30-32 gradi del sud. Amici, il meteo.it vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 16 settembre, si ricordano i santi Cornelio e Cipriano. Il nome Cornelio è probabilmente un composto dal latino cornu con il termine greco helios, sole, con il significato di corno del sole e per estensione regale, potente. Cipriano viene dal latino e significa proveniente da Cipro. Dice il proverbio, cosa fatta per forza non vale una scorza. Sono nati oggi Lorraine Bacall, Peter Falk, Mickey Rourke. Il 16 settembre 1901 la Gazzetta Ufficiale pubblica il primo regolamento per la circolazione degli automobili su strada, una serie di norme che porterà all'odierno Codice della Strada. Nel 1977 muore a Parigi Maria Callas, la divina il cui nome è strettamente legato al mondo della lirica, aveva appena 53 anni. Infine, nel 1966 il Metropolitan Opera House di New York si sposta al Lincoln Center, la nuova sede sostituì il vecchio teatro, sede del Met dalla fondazione nel 1880 ed è considerato il teatro d'opera più grande del mondo. Infine, il 16 settembre 1966, il Metropolitan Opera House di New York si sposta al Lincoln Center. La nuova sede sostituì il vecchio teatro, sede del Met dalla fondazione nel 1880. È considerato il teatro d'opera più grande del mondo. Ralph Emerson ha detto: "L'unico modo per avere un amico è essere un amico". Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 16 settembre. Ariete, la giornata inizia nel migliore dei modi possibili, con un umore vivace, ottimista, all'insegna del più frizzante dinamismo. Che meraviglia! Con colleghi e conoscenti numerosissime occasioni di incontro e di scambio di esperienze e di opinioni. Toro, momenti di stasi altalenati a periodi di accelerazione e ad altri di rallentamento, insomma, vi attende una giornata movimentata e faticosa. Buone nuove che nel da fare quotidiano potreste sottovalutare. In una parola, tenete gli occhi aperti. Gemelli, sembra proprio che il vostro quadro astrale sia destinato ad un ridimensionamento dovuto alla quadratura che la Luna nel segno oggi oppone al Sole. Qualche possibile tensione sul lavoro, dovuta al fatto che vi tocca sbrigare incombenze non vostre. Cancro, qualche difficoltà in famiglia oggi dovete metterla in conto, ma se non volete rischiare di rovinarvi la giornata, vi toccherà abbozzare. Potete trovare una salutare boccata di ossigeno negli amici, l'ideale per passare qualche ora in serenità. Leone, la Luna continua a sorridervi dai Gemelli, coadiuvata anche dai buoni auspici di Mercurio, Giove e Marte. Non approfittarne sarebbe un delitto. Il settore professionale finalmente si rimette in moto e voi avete il carburante giusto per farlo andare. Vergine, giornata a dir poco problematica, quella che vi apprestate ad affrontare, che potrebbe iniziare in modo caotico a causa della vostra distrazione. Non perdetevi d'animo e fronteggiate le avversità della Luna in Gemelli con il buon senso e l'organizzazione. Bilancia, la situazione già buona diventa addirittura ottima. Merito della luminosa Luna, ancora in transito nei Gemelli, e del sostegno di Mercurio e Giove. Soddisfare le vostre ambizioni professionali e personali sarà per voi davvero un gioco da ragazzi. Scorpione, inutile aspettarsi una giornata vivace ed emozionante, di quelle che vi piacciono tanto, ma che da tempo non vi capitano più. Rimarreste delusi. Un imprevisto, improvviso quanto inopportuno, ed ecco che subito rischiate di perdere la Trebisonda. Sagittario, parentesi piuttosto movimentata la vostra. Oggi vi sembrerà di essere sull'otto volante. Alla fine della giornata potreste essere sfiniti. Ci sono alcune grane in ambito lavorativo che vanno assolutamente affrontate e risolte al più presto. Capricorno, noie e dissapori in famiglia oggi potrebbero fare della giornata che vi apprestate ad affrontare un fastidioso e stancante percorso ad ostacoli. Per voi l'armonia è essenziale come l'aria che respirate, ma purtroppo di armonia ne avete ben poca. Acquario, giornata interlocutoria, priva di avvenimenti di rilievo, da sfruttare per prepararsi alle nuove sfide che già si intravedono dietro l'angolo. Il clima odierno, poco vivace, potrebbe essere rivitalizzato dalla trovata di un vostro caro amico. Pesci, il vostro panorama astrale parla di una giornata punteggiata da dubbi, perplessità e forse anche da una decisione frettolosa e sbagliata. Non è da voi agire senza pensare. Cercate di riflettere bene per evitare di muovervi in modo avventato.